Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi il corriere della FedEx mi ha portato il pacco che stavo aspettando. Sì, il pacco che doveva arrivare dagli Stati Uniti, che è questo. Questo pacco che arriva dagli Stati Uniti contiene l'Autel Evo, il drone dell'Autel, quello richiudibile, che però in Europa non è ancora disponibile perché non viene ancora importato, è disponibile solo negli Stati Uniti, quindi ho dovuto acquistarlo per forza da là. Quindi adesso facciamo un unboxing e valutiamo le prime impressioni di questo drone che sulla carta merita secondo me tantissimo, ha delle cose veramente veramente spettacolari. Quindi adesso, senza perdere tempo, apriamo questo pacco, anche perché non resisto più dal trattenermi di aprirlo, perché era un po' che lo stavo aspettando, è arrivato, quindi adesso è arrivato il momento di aprirlo. Quindi adesso taglierino e apriamo. E ragazzi, anche la borsa danno. Questa non me l'aspettavo. La borsa per trasportare l'Autel Evo. Cioè, danno anche la borsa. Questa è stata inaspettata, non me l'aspettavo. Non era segnata che veniva data anche la borsa. Ed è anche molto molto figa. Devo dire bellissima. C'è scritto Autel Robotic. Questo è stato inaspettato. Questo è invece quello da mettere al collo del sito dove ho acquistato il drone, ma la borsa è stata veramente inaspettata, che figata, non me l'aspettavo proprio. Quindi dopo gli diamo un'occhiata anche alla borsa. Adesso andiamo avanti a aprire la scatola perché non resisto più. Via la scatola. Ecco ragazzi, eccolo com'è la scatola dell'Autel Evo. La scatola è già fighissima di suo. Quindi adesso andiamo ad aprirla. Dov'è che si apre? Ta ta ta, qua c'è lo scotch. Apriamo, vediamo se ci riusciamo senza fare danni. Fatta, andiamo ad aprirla. C'è su un quintale di scotch che veramente dà fastidio. Ok, ragazzi, ci siamo. Ci siamo. La sto aprendo dalla parte giusta? No, non lo sto aprendo dalla parte giusta, perché la parte giusta è questa. Ragazzi, la scatola già è fighissima, sarà perché è tutta nera così, quindi è molto molto figo. Qua c'è le due scatolette con serigrafato dentro in oro qua il radiocomando, quindi per segnalare che questa è la scatoletta del radiocomando. Qua c'è serigrafata la spina della corrente, quindi vuol dire che qua così c'è dentro l'alimentatore, via dicendo. E qua sotto ci dovrebbe essere il drone. Adesso lasciamo il drone per ultimo, lo lasciamo chiuso così creiamo ancora un po' di suspense e andiamo ad aprire. No, per prima apriamo la scatoletta, quella che ce ne frega di meno, che è quella degli alimentatori e cavetti, penso. Quindi, wow, scatoletta fighissima, devo dire. Qua è uscito tutto, ok, via la scatoletta. Alimentatore figo, un po' in stile, se vogliamo, DJI, com'è. Carica batterie e cavetto d'alimentazione, che vabbè, devo sostituire ovviamente, portanto un cavettino normale, perché qua c'è la presa quella diciamo americana, quindi devo sostituire questo cavetto che comunque ho già, e via. Quindi alimentatore l'abbiamo visto. Adesso apriamo quest'altra scatoletta che c'è sotto, ed è la scatoletta con dentro tutti i cavetti, c'è tutti i tipi di cavetti. C'è dentro tutti i tipi di cavetti, c'è dentro il cavetto USB-C e micro USB, però non c'è il cavetto Lightning, quello per l'iPhone. Qua c'è il cavetto USB per probabilmente, vediamo, aspettiamo, USB e micro USB per probabilmente ricaricare il radiocomando. Qua abbiamo le eliche di scorta e qua abbiamo delle altre eliche di scorta e qua abbiamo i manualetti di istruzioni. Quindi anche questa la mettiamo via. Adesso andiamo a guardare l'altra cosa interessante, il radiocomando, perché già questa è una delle cose secondo me super fighe di questo drone. Quindi spostiamo un attimo la scatola del drone.
e andiamo ad aprire. Vedete che c'è serigrafato il radiocomando, andiamo ad aprirlo. Wow, che figata, guardate che figata che è, che figata che è. Mettiamo via le spugnette. Wow, il radiocomando è veramente veramente figo, è fatto benissimo. A parte che dopo aver visto il radiocomando del Parotanafi e vedere un coso così, proprio dici, ma che cavoli era quel radiocomando del Parotanafi? Questo è veramente veramente figo, questo è fatto proprio bene, cioè questo dà proprio del radiocomando di un prodotto di alto livello. Qua si apre, quindi si può mettere qua lo smartphone, quindi comodissimo questo supporto, perché poi c'è il radiocomando qua davanti che mi piace molto. Qua si aprono le diciamo i supporti per impugnare meglio il radiocomando, ovviamente, perché comunque essendo un radiocomando piccolo si aprono questi supporti. E la cosa veramente figa è il display, perché questo display è in grado di riprodurre quello che inquadra il drone, cioè non abbiamo per forza la necessità di usare uno smartphone per pilotare questo drone. Col telefono ovviamente è più grande quello che stiamo guardando e anche una risoluzione più alta, perché questo drone trasmette il segnale video in Full HD, quindi lo smartphone riesce a riprodurre quel segnale video in Full HD, mentre questo display lo riproduce in HD, quindi nel senso, però è la cosa figa che se vogliamo possiamo non usare il cellulare. Togliamo le pellicole? Sì, che figata togliere le pellicole. Sentiamo il rumore? Wow! Fighissimo! Ah, perché poi guardate che figata, sulla pellicola c'è scritto anche il significato dei tasti, cioè la funzione dei tasti è scritta dentro nella pellicola, quindi cosa molto figa anche quella. Togliamo la pellicola anche qua dietro, togliamo la pellicola anche da qua. Ok, le antenne molto in stile DJI, anche le antenne se le andiamo a guardare, sì, molto molto in stile DJI queste antenne, ed è veramente veramente figo. Il radiocomando spettacolare, ha due tasti qua sotto, tasti qua, qua, le due rotelle e quattro tasti qua davanti, più le crocette, che veramente sono una figata. Dopo magari se è un po' carico lo proviamo a accendere, giusto per vedere com'è il display, perché comunque questo display, anche quando non lo usiamo, diciamo, per inquadrare, per vedere cosa inquadra il drone, cioè a posto dello smartphone, se noi usiamo lo smartphone comunque questo display ci dà alcuni dati un po' in stile Mavic Pro, diciamo, però è a colori ed è secondo me tanta roba. Questo radiocomando secondo me è una figata immane. Poi vabbè, lo proveremo, lo recensiremo e tutto, però per quello che per come viene descritto, secondo me questo radiocomando è una figata. Quindi adesso accantoniamolo un attimo e passiamo adesso al pezzo forte del pacco, cioè il drone, cioè l'Autel Evo. Wow, che figata, che figata, che rumore di ferraglio. Ah no, è venuta via il copri gimbal, diciamo, ok, cioè diciamo è copri gimbal, quindi mettiamo via un attimo, bella questa, diciamo, protezione per il drone, perché con questa spugna pressata è veramente protettiva. Quindi la scatola, la confezione secondo me una figata, per come è tutta rifinita bene la confezione. Secondo me la confezione merita tantissimo, è fatta veramente bene il confezionamento, dalle scatolette con serigrafato, cosa c'è all'interno della scatoletta. Non perché uno se non ce l'ha non capisce cosa c'è dentro, però diciamo fa un certo livello di finezza. Anche questi dettagli della confezione fanno comunque il livello del prodotto. Il drone non è piccolissimo, nel senso che se lo paragoniamo al Mavic Air è molto più grosso, pesa quasi il doppio o addirittura il doppio, mi sembra, una roba del genere. Diciamo che pesa un pochino di più del Mavic Pro. Proviamo ad aprirlo se ci riesco. Ok, prima questo, lo sto facendo. Eccolo ragazzi, qua è venuto via un pezzo di spugna. Mettiamo lì, togliamo le copri eliche. No, per a livello di veramente di protezioni, di tutto nel confezionamento, devo dire veramente veramente tanta roba.
anche troppa, che non riesco neanche a toglierla. Ok, adesso togliamo anche questo. Ok, quindi apriamo un attimo l'eliche per far vedere come è fatto. Ok, allora, diciamo che rispetto al Mavic Air è bello bello grossettino, perché diciamo è sulla fascia del Mavic Pro come dimensioni, quindi è abbastanza importante come dimensioni. Togliamo la pellicola, che bello il rumore, che bello il rumore, wow, pellicola via. Oh, è rimasto un pezzo di pellicola, eccolo, che protegge anche davanti, guardate, è una figata. È il muso, secondo me, di questo drone è spettacolare. La cosa che mi ha fatto innamorare di questo drone è il muso, che veramente è fighissimo. Sembra qua sembra una griglia di un radiatore delle macchine d'epoca quasi, cioè veramente figo. Qua abbiamo i due sensori, che poi sono anche due telecamere, perché sono quelle che gli permettono un po' come il Mavic Air di aggirare l'ostacolo, quindi quando arriva vicino all'ostacolo lo aggira e continua a volare tranquillamente. Dietro invece abbiamo i due sensori che lo fermano solo per, diciamo, sono sensori antiurto per non andare a sbattere, ma non fanno ovviamente aggirare l'ostacolo. Una cosa figata è la telecamera, perché comunque riesce a riprendere in 4K a 60 fps, e in questo momento è una grande grande telecamera, nel senso che sono pochi droni in grado di farlo, quindi la telecamera dovrebbe essere veramente uno dei suoi punti forti insieme al radiocomando. Un'altra roba interessante che ha, che secondo me merita, è comunque anche la durata della batteria, perché comunque viene dato per 30 minuti di batteria. E un'altra cosa che ha è la velocità, perché adesso con l'aggiornamento dell'ultimo firmware riesce a raggiungere la velocità di 73-74 km all'ora, e devo dire che tanta roba, 74 km all'ora per un drone di questo tipo, devo dire che tanto tanta roba. E un'altra cosa che poi proveremo, viene dato per 7 km di distanza che lui è in grado di raggiungere, che voglio dire, non che a me interessino i 7 km, però sono curioso di vedere cosa è in grado di fare e come riesce a riportare il segnale video, perché ripeto, lui riesce a riportare il segnale video in Full HD, e se lo riporta in Full HD a 4, 5, 6 km veramente tanta roba. E per dare un'idea delle dimensioni, adesso proviamo a mettergli vicino il Mavic Air. Vedete che le dimensioni sono nettamente più grosse, cioè proprio sulle dimensioni del Mavic Pro. Vedete quanto il Mavic Air è molto molto più compatto. Solo i braccetti sono lunghi praticamente il doppio, però è tutto un altro tipo di drone, nel senso come lo è il Mavic Pro o come lo sarà il Mavic 2 rispetto al Mavic Air, nel senso sono due tipologie. Questo è ultra compatto, questo sì, richiudibile, quindi compatto, ma non ultra compatto come questo. Quindi mettiamo via un altro attimo il Mavic Air. È una cosa che non mi ha una cosa che non mi è piaciuta tanto, o meglio, che guardando i video e guardando diciamo la presentazione di questo prodotto, o meno i dettagli di questo prodotto, è la cover del gimbal, che infatti era già venuta via prima che lo tirassi fuori, adesso lo vado a recuperare, che è questa, che secondo me sì, in questo dettaglio, forse questo è l'unico dettaglio che non mi ha entusiasmato in tutto quello che ho aperto fino adesso, perché rispetto al Mavic Air, che c'ha questa bella cover che copre, o meglio protezione che copre, si aggancia benissimo, facile da mettere, questa mi dà l'idea di essere un po' più complessa, perché in teoria va messa così. In teoria ci proviamo, ok, ce l'abbiamo fatta, che è così, che è proprio una protezione un po' pecciottina, cioè di plastica non granché, e poi non, da mettere non è comoda, sì, da togliere forse è comoda, perché basta schiacciare qua, in un attimo è tolta, da mettere è un po' più scomoda, sì, in questo diciamo non si sono sprecati tanto, però per il resto direi che il drone è veramente veramente figo, cioè anche la plastica, i materiali, a parte il colore arancio lucido così, che è fighissimo,
Devo dire, è il muso che mi piace tanto, devo dire che sembra veramente di qualità alta. Questo drone sembra veramente fatto bene. Anzi, direi benissimo. Qui abbiamo ovviamente i LED sulle quattro gambette che ci indicano lo stato del drone. Qua dietro c'è il cassettino, dove c'è sotto la presa USB per collegarlo al PC. Quello che è per trasferire i dati, probabilmente fare anche gli aggiornamenti, non lo so. Comunque lasciamo la presa USB. Qua abbiamo lo sportellino della micro SD. Adesso lo proviamo ad aprire. Ah, c'è già anche la micro SD. Wow, la micro SD della SanDisk da 32 giga. Quella SanDisk Extreme, quella figa. Wow, anche questa non lo sapevo, cioè non sapevo che dessero dentro già la micro SD, quindi una cosa in più ancora, tanta roba devo dire, cioè sono piccoli dettagli però fanno comunque aumentare diciamo il livello del prodotto secondo me, perché sono dettagli stupidi però uno la micro SD se la deve comprare. Avendo una telecamera che registra in 4K a 60 fps non è che si può mettere dentro una micro SD qualunque, quindi bisogna mettere una micro SD che abbia una velocità di scrittura alto, e questa qua ce l'ha molto alto e la danno già dentro, quindi rispetto ad altri droni che non viene dato, qua viene dato pure quello. E devo dire che tanto uno comunque se la deve comprare, non è grossissima, però già 32 giga per essere già diciamo all'interno della confezione, devo dire che non è niente male. Anzi, adesso volevo dare un'occhiata veloce alla borsa, perché questa veramente è stata proprio inaspettata, non pensavo che mi arrivasse anche la borsa. Ah, ci sono tutti gli scomparti per comporlo come si vuole, la tracolla. Quindi dopo provvederemo. Qua c'è un'altra tasca, qua un'altra tasca. Devo dire che questa proprio non me l'aspettavo ed è stata veramente, veramente una bellissima sorpresa, perché comunque per trasportarlo qualcosa ci vuole per metterlo dentro e devo dire che averla trovata dentro senza saperlo è stata una sorpresa magnifica. Adesso volevo solo fare vedere se si accende il radiocomando per farvi vedere com'è il display di questo radiocomando, che è la parte figa di questo radiocomando poi, perché il radiocomando è di qualità secondo me ottima, nel senso che le plastiche tutte sono belle, ripeto, se lo paragoniamo a quello di un DJI è molto simile, nel senso che a livello secondo me di qualità di materiali è molto simile. Se lo paragoniamo invece al radiocomando del Parotanafi, veramente sono, diciamo che non li possiamo proprio paragonare, sono imparagonabili. Proviamo a accenderlo, vediamo se è un po' carico. Lo state vedendo? Spero di sì. Cioè, guardate che figata che è. Vedete perché è a colori, quindi ha beh, 74% di batteria. Proviamo a accendere il drone a vedere se si connette. Se il drone c'ha un po' di batteria. Vedete qua che figata che è il display, guardate che bello che è il display di questo radiocomando, è veramente, si vede benissimo. Sapete che è una definizione esagerata? È fighissimo. Qua c'è il tempo rimanente di volo, 13 minuti e 56, quindi vuol dire che il drone è abbastanza carico, al 52% di batteria, mentre al 73% il radiocomando. Adesso volevo vedere come cavoli faccio per cambiare per vedere cosa inquadra il drone. Ah, ecco, c'è il pulsante qua, display. Vedete, adesso vi metto davanti qualcosa per farvi vedere. Guardiamo la inquadriamo inquadriamo il Mavic.
Proviamo a muoverlo. Eh sì, vedete? Cioè, non c'è per forza la necessità di avere lo smartphone. Ovviamente con lo smartphone migliora tutto, ovviamente, perché ripeto, qua il segnale arriva in HD, mentre nello smartphone arriva in Full HD, quindi una qualità più alta e poi è più grande da vedere. Però guardate che figata questa cosa del display incorporato nel radiocomando. È veramente, veramente una figata pazzesca, direi. Che figata è. Niente, spegniamo il tutto. Quindi spegniamo il drone. Ok, spegniamo il radiocomando. Ok. Quindi ragazzi, questo video riguardante l'Autoliv finisce qua. Le prime impressioni sono ottime. Qualità dei materiali secondo me eccezionale. Batteria che dura in teoria 30 minuti. In grado di raggiungere 7 km di distanza. Telecamera che è in grado di registrare in 4K a 60 fps, sensori anteriori che sono in grado di aggirare gli ostacoli, sensori posteriori che non fanno schiantare il drone, sensori sotto ovviamente per quando deve atterrare di non andare addosso a qualcosa che non ci dovrebbe essere sul terreno, e radiocomando con display incorporato in grado di ricevere il segnale video nel radiocomando in HD. Mentre se montiamo lo smartphone in Full HD. Quindi ragazzi, se questo video unboxing e prime impressioni di questo Autelivo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale per non perdere neanche un video riguardante l'Autelivo e cosa è in grado di fare questo drone. Quindi ragazzi, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!